Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e possa subito parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato dove il fuoco non si estingue. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Ognuno vale quanto le cose a cui dà importanza. Bellissima questa frase che insegnava l'imperatore romano Marco Aurelio più di 2000 anni fa. Ognuno vale quanto le cose a cui dà importanza. Facile essere giudici impietosi di scandali tragici e pruriginosi della Chiesa, della finanza, della politica o dello spettacolo. Ma la parola originale, il senso originale della parola scandalo non è questo. È inciampo, sgambetto, trappola. Quindi, paradossalmente, è qualcosa di molto più vicino a noi che riguarda la nostra incoerenza, la nostra inconsistenza, la nostra inaffabilità. Per questo Gesù dice: guai a chi commette scandali, ma considera prima la tua mano, il tuo piede, il tuo occhio. Proviamo a guardare a noi stessi. Quante volte le nostre mani si stringono a pugno per possedere o per colpire, invece che per accarezzare? Quante volte i nostri piedi si piantano e pestiamo i piedi per capricci frustranti? Quante volte i nostri occhi si offuscano a causa di un egoismo miope che vede solo vicino e non vede mai lontano? Uno scandalo, dice, ci accorgiamo. Dacci un taglio, ci dice Gesù. Smettila di abbassare l'asticella dei valori. Smettila di abbassare la densità delle idee. Smettila di abbassare il livello di allarme rispetto al male. Già, perché la vera tragedia non è la malvagità dei cattivi. C'è qualcosa di peggio della malvagità dei cattivi. Ed è la futilità inconsistente dello stile di quelli che si dicono buoni, quando la bontà è inconsistente, è peggio della malvagità dei cattivi. E allora abbiamo bisogno che qualcuno ci prenda per mano, che qualcuno ci spinga a muovere i nostri passi, abbiamo bisogno di qualcuno che ci apra gli occhi. Chi è capace di fare questo è un angelo, perché fa come fa Dio. La potenza di Dio è il suo prendersi cura. Questo concetto, che la potenza di Dio è il suo prendersi cura, è nascosto proprio nel nome degli arcangeli che la Chiesa oggi ricorda: Michele, Gabriele, Raffaele. In ebraico Michele significa chi è come Dio. Gabriele significa Dio è potente. Raffaele significa Dio si prende cura e guarisce. Quindi chi è come Dio? È come Dio chi è potente, Gabriele,
nel prendersi cura, Raffaele. Ed è la stessa verità, che è come Dio chi è potente nel prendersi cura, che celebreremo tra qualche giorno, mercoledì, il 2 ottobre, nella festa degli angeli custodi, che per questo motivo diventa la festa dei nonni, di coloro che hanno la potenza e il potere di prendersi cura in modo simbolico, in modo straordinario. Ma gli arcangeli e gli angeli diventano anche simbolo e patroni di tutti coloro che si prendono cura anche del bene comune, tant'è che oggi è il patrono della Polizia di Stato. Un angelo fa come Dio, la sua potenza è il prendersi cura. E il prendersi cura equivale proprio a ciò che chiediamo noi ad un angelo custode. Illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dall'amore quello bello, quello divino, dalla pietas, dalla pietà celeste. Domandiamoci, a chi siamo affidati? E noi a chi ci affidiamo? La risposta è solo uno, a chi ama davvero. E lo stile di Dio, che è lo stile degli angeli, allora capiamo che è lo stile di quegli angeli che vivono in cielo con le ali, ma anche di quegli angeli in carne e ossa che sono accanto a noi senza ali, che è esattamente il contrario della decadenza delle mani, dei piedi e degli occhi di cui ci ha parlato Gesù nel Vangelo. Già, possiamo essere anche noi degli angeli, anzi, tante volte lo siamo senza neanche accorgersi. Guardiamoci con serenità e guardiamoci intorno. Angelo è chi illumina le azioni, lasciando con le sue mani impronte luminose qua e là, dentro l'opacità o il nero che tante volte ci rattrappisce. Angelo poi è chi custodisce i passi alla ricerca del bene per andare sempre oltre, e per non farci sbloccare da mille sgambetti o da mille trappole che incontriamo. Angelo poi è chi regge e corregge la vista per aprire orizzonti e vincere le nostre cataratte, le cataratte delle nostre piccinerie, delle nostre meschinerie che diventano tante volte atteggiamenti irosi. Angelo infine è chi governa, è chi governa le scelte pensando a chi lui è affidato e a chi è affidato a lui come dono di Dio. Illumina le mani, custodisce i passi, regge la vista, governa, gestisce una premura. Questo è l'angelo. E se ci pensiamo bene, ce lo ricorda in modo simpatico una canzone di Ron che diceva: ma come non hai mai sentito cantare il tuo angelo? Ha una voce di velluto come il vento che ti scioglie dolcemente e tocchi il cielo con un dito. Tutti quanti abbiamo un angelo. Ha il profumo di un bambino. È un fremito in casa, quando sei in cucina e mangi un'insalata, in silenzio lui ti ruba la marmellata. Poi fa una corsa per poter restarti a fianco. È un respiro che accompagna il tuo respiro, quando ridi, quando piangi, quando dormi. Tutti quanti abbiamo un angelo, anche quelli che non credono più a niente, anche quelli che non amano la gente, anche quelli che non sanno più sognare, anche i violenti che continuano a sputare, anche quelli che hanno un buco dentro al cuore. Basta solo chiudere gli occhi e un angelo sta per cantare. Tutti quanti abbiamo un angelo, anzi di più, tutti quanti possiamo essere un angelo, perché ognuno vale tanto quanto le cose a cui dà importanza.